Sono legittimato a governare, tra 2 anni parleremo delle prossime elezioni. Con queste parole il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, conferma il proprio impegno ad andare avanti. Sceglie il porto di Palermo stamane in occasione del viaggio inaugurale del nuovo aliscafo Mistral, che collega il capoluogo con Ustica per dettare la linea. C'è un'inversione di tendenza, voglio aprire il dialogo con tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, perché ritengo che le riforme devono essere condivise. Crocetta garantisce: con il PD ho un ottimo rapporto, se ci sono alcuni esponenti che vogliono prendere il mio posto, decidano se stare al governo o all'opposizione. Parole che suonano come un avvertimento dopo il vertice notturno tra il presidente Crocetta e la segreteria regionale. Siamo chiamati a governare questa regione e dobbiamo farlo con capacità, determinazione e forza, altrimenti ne prenderemo atto, ha precisato il vice segretario nazionale Lorenzo Guerini, presente all'incontro. Marca il confine con il governo il renziano Davide Faraone, che ha parlato di una situazione pesante. Non mi convince, ha affermato a margine della riunione, chi sdrammatizza e chi pensa che tutto è tranquillo. Credo ci sia una situazione che va affrontata con determinazione, il ragionamento di Faraone. Se non si è nelle condizioni di andare avanti e governare, meglio andare a votare. Stoccata al governo da parte dei 5 Stelle, che stamane hanno inaugurato la Via dell'Onestà, arteria che servirà a bypassare l'interruzione sulla A19 Palermo-Catania, causata dal cedimento del viadotto Imera. In 37 giorni abbiamo rispettato l'impegno di riaprire una strada alternativa. Questo lo facciamo oggi da opposizione. Immaginate cosa potremmo fare al governo, commenta Giancarlo Cancelleri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, dalla sua pagina Facebook. I grillini si difendono dal PD e da quelle che definiscono critiche strumentali e attaccano l'assessore alle infrastrutture Giovanni Battista Pizzo. Si occupi assieme al resto del governo della sicurezza delle disastrose infrastrutture siciliane e con cartelli vietano il transito al governatore Crocetta. Sul caso Tutino ancora indiscrezioni. Nel 2013 il commissario di Villa Sofia, Giacomo Sampieri, spiegava al medico di Rosario Crocetta la sua idea di organizzare una parata elettorale per il presidente in vista delle elezioni europee. Dunque appoggio elettorale e nomina dei manager. Erano questi i passaggi decisivi per Sampieri per una strategia più ampia. Sulla vicenda dei direttori generali altre intercettazioni hanno inoltre fatto emergere che Tutino consegnò una lista di nomi a Crocetta, molti dei quali trovarono davvero posto ai vertici della sanità siciliana.